Salutiamo direttamente. Bentrovati, un nuovo appuntamento con Leggere Parole, che è l'incontro, insomma, l'evento organizzato dalla Fondazione di Vagno per i Granelli del Sapere con la collaborazione della città metropolitana di Bari. Oggi partiamo di ripartenza e ripartiamo tutti da un oggetto che maneggiamo solitamente, che siamo abituati a toccare e per i più piccoli, insomma, è un oggetto che dovrebbero imparare a toccare e ad usare. Parliamo di libri, perché il tema di oggi è ripartire dai libri, l'editoria pugliese per il dopo Covid-19. Perché ripartire dai libri? Perché secondo alcune indagini, secondo ad esempio l'indagine La lettura e i consumi culturali nell'anno dell'emergenza, quella realizzata dall'Associazione Italiana Editori insieme al CEPEL, il Centro per il Libro e la Lettura, l'anno scorso è stato un anno decisamente tragico per i librai e per gli editori. Insomma, lo scorso anno si è chiuso con numeri sicuramente negativi. Molti hanno aspettato che arrivasse Natale per vedere la ripresa delle vendite. C'è però un dato positivo, e cioè che il 61% delle persone dichiara di aver letto almeno un libro durante l'anno. Che cosa è intervenuto per fare in modo che almeno questo numero crescesse rispetto al 58% ad esempio del 2019 e al 55% del 2018? Anche di questo parleremo oggi. La crescita sicuramente è il recupero dei numeri negativi persi, insomma, dei numeri registrati durante il lockdown. La ripresa di questi numeri sicuramente è dovuta a un grande lavoro, al lavoro di librai e al lavoro degli editori, che hanno tenuto vivo il rapporto con i lettori. Sono stati capaci in questi mesi in cui le manifestazioni dal vivo sono state chiuse, quindi non ci sono state fiere, non ci sono state presentazioni in presenza, sono stati capaci di non tagliare mai questo filo diretto con i lettori. Grazie a loro possiamo parlare di una piccola ripresa rispetto agli anni precedenti e rispetto ai 2000, 2000, ai 2 mesi, scusate, tragici dell'inizio del 2020. E allora con chi ne parliamo oggi? Ne parliamo con una parte degli editori pugliesi. Io ve li presento, ve li presenterò in rigoroso ordine alfabetico, e sono Gino Dato per la Progedit Editore, Roberto Buonasera. Pagliari per la Florestano Edizioni, Agnese Manni per Manni Editori, Leonardo Palmisano per Radici Buonasera. Cultura, Alessio Rega per Le Flaner Edizioni, che tra l'altro da qualche giorno è diventato gruppo editoriale, magari anche di questo parleremo dopo, Giovanni Turi per Terra Rossa Edizioni, Carla Pallone per la casa editrice Gelso Rosso ed Elvira Zaccagnino per la casa editrice La Meridiana. Con loro abbiamo anche il dottor Mauro Paolo Bruno, che è dirigente della sezione Economia della Cultura della Regione Puglia. Benvenuti. Salve. Dunque, iniziamo subito a parlare. Abbiamo parlato di dati. I dati, abbiamo letto i dati riferibili ai lettori. I dati riferibili agli editori, quali sono? Io ho preso come punto di riferimento, e magari potrete smentirmi e ne sarò felice, le rilevazioni dell'Osservatorio dell'Associazione Italiana Editori sull'impatto del Covid-19. Sono rilevazioni rese pubbliche a giugno 2020. Si prevedeva che nel 2020 sarebbero stati 21.000 i titoli pubblicati in meno, 12.500 le novità in uscita bloccate, 44 milioni e mezzo le copie che non sono state stampate e 2.900 i titoli in meno da tradurre. Ad aprile il 70% degli editori stavano attuando o programmando addirittura la cassa integrazione, e qui parliamo anche degli editori più grandi. Cosa succede per gli editori, per i piccoli e medi editori? Quasi un editore su 10 stava valutando la chiusura già nel 2020. Un altro 21% ancora la considera possibile. A fine 2020 si stimavano per la piccola e media editoria 21.000 opere in meno, pesante naturalmente anche il calo di fatturato. Le librerie sappiamo che hanno avuto un deciso calo di fatturato anche loro. Nel frattempo, però, per fortuna è arrivato il periodo natalizio. E allora io lo chiedo a voi che siete i protagonisti di questa tavola rotonda, vorrei capire voi come vi siete organizzati, perché avete messo in campo tantissime iniziative, vi siete ingegnati, vi siete reinventati, e questa è una delle cose che più vi premia rispetto a tutto quello che è accaduto: reinventarsi, e questa è una capacità. E allora io, insomma, ho deciso, considerato che abbiamo un pari numero di uomini e donne, di iniziare in modo alternato, e quindi chiederei ad Agnese Manni, innanzitutto per Magni Editori, come vi siete organizzati voi? Allora, come ci siamo organizzati? Siamo rimasti ovviamente tutti quanti abbastanza scioccati e
incapaci di reazione all'inizio, la prima cosa che ci è venuta in mente di fare è stato utilizzare il web, i social, quindi abbiamo chiesto a un po' di autori, di amici della casa editrice di fare un video che andasse dei consigli di lettura, delle riflessioni un po' più specifiche, tipo dello 0,3%. Sì, quindi non rilevante, sì. Però un aumento. In questo, secondo me, ci sono due dati che continuano ad essere preoccupanti. Il primo riguarda noi, ossia la Puglia è al quintultimo, quartultimo posto per i dati di lettura. E l'altro è che io credo che diventi strutturale il cambiamento che si ha nel canale di vendita scelto, ossia si è spostato tantissimo sull'online, gli acquisti si sono fatti tantissimo sull'online e è difficile, io credo che insomma che si torni indietro e questo apre uno scenario che dal mio punto di vista è preoccupante perché le librerie fisiche fanno un lavoro che è molto diverso da quello che fa la libreria online e soprattutto nell'online una percentuale molto alta c'è la Amazon che secondo me fa un danno molto importante all'editoria e soprattutto all'editoria indipendente, alla bibliodiversità e oggettivamente fa un danno alle finanze dello Stato italiano non pagando le tasse in Italia, così per dire due cose. Forse sono stata lunga, chiedo scusa e mi taccio. No, sei stata tra l'altro precisa e tra l'altro hai nominato anche due cose di cui avremmo parlato più in là, cioè l'aumento del consumo dell'ebook perché c'è stata un'impennata nell'acquisto dell'ebook e poi Amazon, l'acquisto online, perché naturalmente con la chiusura, la riapertura, alla fine la gente si è affidata ad altri mezzi di acquisto. E allora Gino Dato, Progedit Editore, come vi siete organizzati invece voi e se avete notato effettivamente che c'è stato un cambiamento in questi mesi? Buonasera, innanzitutto buonasera a tutti. Allora, sì, io confermo la lettura di questi dati nuovi di cui parlava poc'anzi Agnese. In effetti siamo a un più 0,3% per la carta, a un più 37% per gli ebook. E a un più 94% per gli audiolibri. Voi dovete tener conto, tutti noi dobbiamo tener conto, che nelle primissime settimane del lockdown noi abbiamo assistito a quello che è stato un crollo. Nel 2020 siamo scesi anche fino al meno 40%.
però come per miracolo alla fine di gennaio noi ci ritroviamo con questi dati che secondo me sono verosimili e si spiegano col fatto che appunto le vendite in assenza di movimento fisico delle persone, in chiusura parziale delle librerie e in chiusura delle università hanno determinato appunto un rifugio nella vendita online da parte di tutti gli e-commerce. Naturalmente, come diceva Agnese, la parte del leone l'ha fatta Amazon, però io sommessamente mi chiedo se non ci fossero stati questi venditori online, questi e-commerce, come il libro avrebbe potuto perpetuare quella che è la sua funzione. Perché, ecco, a mio parere, un elemento sul quale noi dobbiamo riflettere è sulla centralità del libro. Sì, è vero, è aumentato l'uso degli ebook e degli audio, degli audiolibri, però questa crisi ha, per così dire, restituito, a mio modo di vedere, una centralità del libro. È un elemento sul quale dobbiamo riflettere. Come ci siamo organizzati? Vabbè, noi siamo prevalentemente editori universitari, quindi quando ci siamo accorti che le vendite purtroppo si trasferivano dalle librerie, e sottolineo purtroppo anch'io, alle vendite parcellizzate, abbiamo rafforzato queste vendite perché era abbastanza singolare che gli stock di libri che venivano avviati alle librerie diventavano tante vendite singole attraverso Amazon. E poi abbiamo fatto anche noi degli incontri, li abbiamo chiamati incontri digitali, per i quali tuttavia da un primo momento di grande partecipazione, di numerosa partecipazione, poi ahimè ci siamo accorti che col passare dei mesi l'attenzione per questa formula scemava. Non so se come prima risposta è sufficiente. No, sì, è sufficiente perché ora sto semplicemente perlustrando e sto cercando di far capire dall'altra parte che cosa è accaduto e che cosa vi è accaduto e quindi come avete effettivamente risposto. Prima parlavamo di ebook con Agnese Manni, abbiamo parlato di acquisti online. Chi ha pubblicato anche degli ebook durante il periodo pandemico, in periodo del lockdown, immediatamente dopo anche Roberta Magarelli, Florestano Edizioni. Ora, Florestano Edizioni è una casa editrice che prevalentemente pubblica libri musicali e durante le presentazioni di questi libri si ascolta anche tantissima musica. Musica e libri sono le cose che più abbiamo ascoltato e di cui più abbiamo fruito durante questo periodo, a parte insomma il cinema e la televisione. Roberta Magarelli, come vi siete organizzati voi che siete abituati ad avere un contatto con il pubblico in qualche maniera obbligato rispetto ai libri appunto che pubblicate? Sì, infatti diciamo che l'impatto è stato devastante perché oltretutto sono state bloccate anche le attività didattiche, quindi c'erano anche i docenti di conservatorio, di strumento, che erano costretti a fare attività didattica da remoto, cosa che è praticamente allucinante per chi insegna uno strumento, insomma, per chi ha un minimo di conoscenza si rende conto che è veramente difficile. Guarda, io posso dirti una cosa, io temo più per il 2021 che non per il 2020. Cioè il contraccolpo, secondo me, lo dobbiamo ancora avere. Ora, a parte la mancanza delle presentazioni online, delle presentazioni fisiche, che ovviamente ci hanno creato uno stop, che penso sia uno stop che abbiamo sofferto tutti quanti, in realtà io non ho avvertito un blocco anche nelle idee di produzione che gli autori e i nostri clienti avevano. Temo invece il contraccolpo quest'anno,
perché la musica, soprattutto, lo sappiamo tutti, è un'attività elitaria, non è per tutti, quindi è costoso seguire uno strumento e studiare uno strumento, ha dei costi. E con la perdita di tanti posti di lavoro, con una crisi economica enorme, io temo moltissimo che già la crisi del libro è quella che è, ma del libro musicale potrebbe essere ancora più pesante. Io questo temo, lo temo molto, quindi sono affacciata alla finestra a guardare, ecco. Ripeto, non ho avuto una grande crisi nel 2020, ma temo che possa ancora arrivare, tipo tsunami. Noi ci auguriamo che arrivi il più tardi possibile o che non arrivi proprio in realtà. Leonardo Parmigiano, Radici Future, che quest'anno tra l'altro sta iniziando con una grande spinta, visto che ha già avviato il festival di legalità già da gennaio, insomma da fine gennaio. Ma noi abbiamo innanzitutto dovuto fare i conti con dei DPCM che a volte non erano di facile interpretazione. Quando siamo usciti dalla fase più nera, quella dove diceva Gino, durante la quale, come diceva Gino, il crollo è stato inevitabile delle vendite perché si è stoppato da un giorno all'altro l'ingresso in libreria dei clienti, soprattutto dei grandi lettori, perché questo è uno dei dati che emerge tra le righe del rapporto che è stato pubblicato oggi, abbiamo organizzato un evento, 5 presentazioni estive nell'Officina degli Esordi dove abbiamo sede, che ha anche avuto un discreto successo, è servito più che altro a non far dimenticare che esiste la presentazione come strumento. L'altra cosa, abbiamo dovuto necessariamente interrompere delle pubblicazioni, alcune non le faremo più. Questo ci ha portato a fare una riflessione, soprattutto perché eravamo nel pieno dell'organizzazione di Legalitria 2020, d'ora in avanti noi puliremo molto le nostre collane. Perché? Perché il dato pubblicato oggi, io avevo ricevuto alcune notizie qualche settimana fa, ci dice una cosa: il grande lettore si è spostato sulle piattaforme online, non esiste solo Amazon, fortunatamente abbiamo avuto Book Dealer, che è stato poco sfruttato dai librai pugliesi, peccato, perché è una piattaforma sostanzialmente indipendente, che favorisce molto potenzialmente l'editore indipendente. Si è riavvicinato il rapporto tra il lettore, diciamo, di genere e la libreria di quartiere. E questo è un dato interessante, perché probabilmente se la Puglia recupera qualche posizione è perché alcune librerie, penso che so alla libreria Kublai di Lucera, che conosco molto bene, o alla libreria di Mimmo Sparno a Mola, hanno non solo mantenuto rapporti con i loro gruppi di lettori, le scuole sono alla fine un gruppo di lettori, no? In termini commerciali non sono nient'altro che questo, ma li hanno intensificati. Questo che significa? Che si è creata una sorta di protofiliera positiva come reazione alla crisi. Noi abbiamo in alcuni casi aumentato le vendite perché siamo andati a recuperare i lettori in qualche modo organizzati per comunità di interessi. Abbiamo pubblicato testi sull'antifascismo grazie alle relazioni che abbiamo costruito col mondo sindacale e con l'AMPI. Abbiamo coperto il territorio non soltanto regionale ma anche nazionale, lo stesso con i testi in cui siamo più specializzati, lavori d'inchiesta sulle mafie grazie al festival, e stiamo entrando nel mercato dell'infanzia e della preadolescenza. Un'ultima nota. E il dato sull'audiolibro è fondamentale, perché quello secondo me può essere una sorta, come dire, di viatico per l'uscita dalla crisi, soprattutto per i piccoli editori, a patto che in qualche misura la produzione, perché ha dei costi, venga sostenuta. È stato molto utile l'intervento che anche noi abbiamo fatto nei tavoli che abbiamo tenuto con la Regione Puglia durante il lockdown, quando abbiamo sollecitato la regione a costruire un momento, diciamo, di ristoro, ma in realtà non era un ristoro, era un vero e proprio acquisto copie con progetto lettura tematico differenziato per volumi d'affari di ogni singola società partecipante, perché secondo me questo ha introdotto, ed è una nota veramente positiva che io ho portato anche al governo, che non ha fatto la stessa cosa, ha introdotto un elemento che, e lo do come suggerimento al dottor Bruno, ha introdotto un elemento che potrebbe diventare, da qui al prossimo lustro, che sarà di crisi per tutti noi, un elemento strutturale, coinvolgendo magari due soggetti: i librai, perché i librai li abbiamo un po' dimenticati,
in questi mesi. Ovviamente i librai indipendenti, non i librai di catena, che stanno tendendo a sparire, ma è una tendenza nazionale questa, e a ridursi nelle grandi gallerie, e i gruppi di lettori che si possono costruire intorno alle community library. Sono due elementi che potrebbero vedere coinvolti, vedo Carla, due elementi che potrebbero vedere coinvolte anche le amministrazioni comunali. Le amministrazioni comunali quindi coinvolte nel recupero, insomma nel riparo di quanto accaduto, gli audiolibri. Elvira Zaccagnino, La Meridiana, anche per gli audiolibri ci vogliono dei nuovi impianti, ci vuole una nuova struttura, ci vogliono degli investimenti notevoli. Allora, voi come avete affrontato questo periodo e questi investimenti alla fine ce li possiamo permettere? Allora, grazie innanzitutto per questa opportunità di confronto necessaria anche in questo momento. Io sono d'accordo con Roberta che il 2021 avrà momenti di instabilità molto più forti di quelli del 2020. Allora, noi come abbiamo affrontato inizialmente? Io ho avuto questa immagine di fronte a me agli inizi di spaesamento, che era che bisognava fare quadrato e fare comunità. Ed è la cosa che noi abbiamo fatto con i nostri autori e con i nostri lettori. Quindi da subito abbiamo cercato delle occasioni per tenere insieme il gruppo dei nostri lettori, inventandoci delle cose ovviamente online che non fossero legate soltanto al prodotto libro, perché la comunità si crea intorno alle idee che una casa editrice porta avanti, alla ricerca culturale che porta avanti. Quindi in quel momento in cui eravamo tutti un po' spaesati, ci stavamo interrogando di fronte con delle nuove domande, insomma delle cose anche che non riuscivamo a capire, abbiamo proprio fatto quadrato attraverso degli incontri tematici che non erano soltanto di sponsorizzazione di un libro, di un prodotto. Cioè ci siamo interrogati nella crisi con la nostra comunità di lettori e di autori. La nostra fortuna è anche quella di essere un editore di catalogo, non un editore che punta tutto sulle novità. Quindi strategicamente abbiamo ridotto immediatamente le uscite, ponderando moltissimo le tirature, quindi abbiamo tenuto il manubrio sui costi, dovevamo necessariamente farlo, avendo anche fatto la scelta di non andare in cassa integrazione. Ho pensato che fosse fondamentale in quel momento tutelare i lavoratori della nostra filiera, insomma. Quindi, fatta questa scelta, abbiamo ridotto notevolmente i costi e anche ci siamo guardati intorno. Da sempre noi siamo organizzati proprio con una vendita molto spinta sul rapporto diretto con i nostri clienti. Questo si è rafforzato e credo che sia un elemento, sono d'accordo con Leonardo, che va ulteriormente indagato e anche sostenuto, perché sta cambiando il mondo dell'editoria e il mondo anche del rapporto dei nostri lettori con i libri. Il dato degli audiolibri è molto molto indicativo, perché la gente legge di meno ma ascolta di più. Questo è un processo che si è fortemente sdoganato con la pandemia ed è una cosa sulla quale noi ci dobbiamo interrogare, ovviamente procedere, cioè fare delle scelte e fare anche delle scelte strategiche che, se fossero strutturali, sicuramente ci agevolerebbero tutti, perché ciascuno di noi singolarmente forse non può permettersi, diciamo, una produzione immediata in audiolibri. Quindi questo è anche un suggerimento e anche una pista di lavoro su cui potremmo confrontarci. Quindi la nostra chiave di lettura in quel momento è stata appunto di creare e di tenere la comunità dei lettori, che è cresciuta attraverso anche la solidarietà digitale che abbiamo provato a fare, ma abbiamo provato soprattutto a tirar fuori dal nostro catalogo, anche abbastanza ricco di percorsi e di letture, quegli elementi che la crisi riportava a galla, che tirava fuori come elementi di connessione o di disconnessione delle relazioni tra le persone. Quindi è stato un momento di forte impatto dal punto di vista dei numeri, ma anche dal punto di vista della tenuta del tutto, del ragionamento. E credo che sia servito a noi, ma sia servito anche in generale, a capire anche quanto si può ancora esplodere la dimensione del libro e della lettura nelle nostre comunità. Credo che questo sia un elemento importante. Il dato che io ho recepito con assoluta chiarezza in quest'anno è di come il posizionamento della casa editrice La Meridiana sia totalmente nazionale e non regionale.
ad esempio. Ed è un dato con il quale io devo fare i conti in maniera molto chiara, perché se tutto quello che abbiamo fatto, sia gratuitamente che a livello pagato, cioè la formazione pagata, è totalmente spostata su un piano nazionale e poco regionale, questo mi interroga anche sui bisogni su cui la comunità pugliese tende, diciamo, ad investire culturalmente, e come invece il lavoro che facciamo abbia un riconoscimento e abbia anche un posizionamento che non è localistico. Quindi è un punto di forza che può essere anche un punto di riforza per l'intera filiera regionale dell'editoria, della cultura pugliese. Mi fermo qui, Anna Maria. Grazie Elvira, tra l'altro ci hai dato tantissimi spunti poi per proseguire la conversazione, quindi fare comunità, recuperare il rapporto con i lettori. È una cosa che a cui gli editori pensano poco, considerato che tra gli editori e i lettori poi c'è sempre la libreria, però effettivamente recuperare un rapporto detto fa sempre bene a tutti. E allora fare comunità non soltanto il prodotto libro e la tutela dei lavoratori e poi la riduzione dei costi, però c'è chi, come Alessio Rega delle Flannery Edizioni, diciamo, ha voluto dare una spinta ulteriore, quindi reagiamo a questa crisi con un investimento. Le Flannery Edizioni è diventato un gruppo editoriale da pochissimi giorni. Allora, Alessio Rega, come abbiamo reagito a quest'anno terribile? Ma guarda, noi abbiamo continuato semplicemente a fare quello che già facevamo. Sfruttavamo già molto il canale online del web, facevamo gli ebook già da anni, quindi non abbiamo dovuto invertire il nostro processo di produzione, quindi non ci siamo trovati particolarmente spesati rispetto a quello che è accaduto. Sicuramente si sono ridotti tutti gli incontri dal vivo, non abbiamo più avuto la possibilità di fare le fiere, però noi avevamo già lavorato negli anni creandoci quello che è il nostro pubblico e abbiamo continuato a farlo anche durante questo 2020. Paradossalmente, rispetto al 2019, noi abbiamo registrato un aumento di fatturato. Io nel 2020 ho continuato a investire soprattutto in comunicazione, sui social network, che ormai sono il principale strumento attraverso quale veicolare i contenuti. Ho creato il mio quarto marchio editoriale, Latte di Nanna. Insomma, abbiamo sempre portato avanti quelli che erano i progetti previsti dal nostro piano. E poi all'inizio di questo 2021 il tutto si è concretizzato con la creazione di un gruppo editoriale che racchiude ben quattro marchi. E questo sicuramente è stato anche un altro aspetto che ci ha permesso, insomma, di agire bene, la diversificazione sia di target, sia dei contenuti, sia del tipo di pubblico a cui rivolgerci. Quindi sicuramente il 2021 si apre con queste nuove sfide. Vedremo quanto ancora tutto il sistema editoriale comunque sarà capace di reggere questa crisi, anche se, devo dire la verità, sono un po' stanco di sentire sempre le stesse cose, ovvero che l'editoria è in crisi, l'editoria è in crisi, l'editoria è in crisi. L'editoria è in crisi se non si lavora bene, se non si mantiene una certa professionalità. Altrimenti ci piangiamo sempre addosso e non si va da nessuna parte con questo atteggiamento. Grazie Alessio, quindi una reazione, quella bisogna sempre avere, a parte la resistenza, però anche una reazione, quella fa sempre comodo. E questo confronto ci porta proprio a raccontarci e quindi a far capire dall'altra parte che non è sempre tutto quanto nero, ma ci sono degli sprazzi di colore vivo che dobbiamo assolutamente cogliere. Carla Pallone e Gelso Rosso, quando parliamo di editoria scelta e quindi di titoli, non tutto è stampabile, quindi Carla Pallone fa parte di una di quelle case editrici che la scelta la fa. Carla Pallone. Prendendo anche delle improperie poi da parte degli autori, perché mi dicono perché non mi pubblichi, io pago, voglio essere pubblicata, no. Beh, a parte la battuta, buonasera a tutti. Condivido in parte, insomma, tutto quello che hanno detto i miei colleghi, anche perché attraversiamo tutti lo stesso periodo, sia le riflessioni di Roberta, così come Agnese, Elvira, Leonardo, Gino, anche quelle di Alessio in qualche modo, perché abbiamo detto in tempi non sospetti, basta vedere gli editori come le piccole fiammiferaie che sono sempre lì a chiedere ristori, parola che si usa in questo periodo, a chiedere, diciamo, finanziamenti o contributi da parte degli enti pubblici. Alla fine siamo imprenditori e quindi è giusto investire anche su noi stessi, sì, e sugli altri. Quello che la Gelso Rosso ha sempre fatto, ci conosciamo quasi tutti. Noi in questo anno dove ci siamo fermati, si è fermata la vita della gente, quindi anche dire perché si è letto di più, perché
l'essere umano si è fermato perché stavamo tutti a casa, non, abbiamo imparato a cucinare, abbiamo messo a posto gli armadi, abbiamo fatto il cambio dell'armadio, abbiamo pulito tutti i soggiorni e alla fine ci siamo fermati con un libro e abbiamo letto, quindi abbiamo riscoperto il piacere della lettura e quindi c'è stato un aumento per questo. Gelso Rosso si è reinventata ancora una volta, si è rifatto il look in questo periodo, abbiamo rifatto il sito, abbiamo lavorato con le vendite online, con i nostri distributori online che non si sono mai fermati, abbiamo fatto anche delle scelte. Come ha detto Leo, che ha pubblicato, ha fermato delle pubblicazioni, le abbiamo fatto anche noi, le abbiamo stoppate per la paura di non poterle promuovere. Poi ci siamo fatti coraggio in qualche modo perché non potevamo stare fermi per sempre, quindi abbiamo pubblicato il libro e abbiamo chiesto ulteriori sforzi agli autori, quelli di condividere le pubblicazioni, quindi perché quella pubblicazione fosse il loro figlio, quindi promuoverlo insieme. E così sono nati i tour sui social, le presentazioni sui social. Anche Gelso Rosso, devo dirlo, ha avuto un incremento del fatturato nel 2020 rispetto al 2019. Abbiamo venduto molte più copie, senza presentazioni in presenza, perché purtroppo ci siamo persi anche la stretta di mano o l'autografo sul libro, una cosa fondamentale durante le presentazioni. Ecco, questo non c'è più. A livello regionale, di spunti, insomma, che ha dato Elvira, li condivido tutti. Noi vogliamo, in qualche modo, crediamo che la promozione di un libro, la lettura, sia farsi conoscere, ecco, far conoscere la casa editrice. Cosa c'è dietro una casa editrice, cosa c'è dietro una libreria, fondamentale, almeno per la Gelso Rosso, si faceva l'esempio di Mimmo Sparno, che è uno dei più grandi venditori per la Gelso Rosso, di pubblicazioni di libri, e è imprenditore, ecco, della cultura. Trattiamo l'editoria come un'impresa culturale, ma che si parli di impresa, ecco, non di associazioni, senza nulla togliere delle associazioni, però abbiamo anche noi poi i bilanci da fare, da far quadrare, soprattutto il personale da pagare, i fornitori da pagare e in qualche modo far sopravvivere l'azienda. Ecco, parliamo di azienda culturale e non più solo di ristori o contributi a pioggia, che per quanto possano far piacere da parte della regione o dello Stato, però noi vogliamo lavorare, vogliamo vivere del nostro lavoro e non dei finanziamenti. Carla, tra un po' parleremo anche di questi, diciamo, di questi ristori e di questi contributi dati così a pioggia, però io volevo chiudere il cerchio con Giovanni Turi, Terra Rossa Edizioni. Anche Giovanni Turi, tra l'altro, una casa editrice non storica, nel senso che non lavora da 20 anni, però è una casa editrice che si è fatta le ossa e che va avanti tenacemente. Giovanni Turi, come vi siete organizzati? Allora, buonasera a tutti e grazie chiaramente per questo spazio. Molto semplicemente, anche noi inizialmente abbiamo vissuto un po' lo sbigottimento generale e quindi anche come forma di rispetto ci siamo fermati a capire in che direzione si stesse andando, cosa stesse succedendo intorno a noi. Dopodiché chiaramente ci siamo attivati sia per portare avanti il nostro progetto editoriale, quindi abbiamo posticipato semplicemente una pubblicazione dal 19 marzo al 19 maggio, dopodiché abbiamo ripreso la nostra attività senza, insomma, rallentamenti di alcun tipo. Abbiamo, questo sì, chiaramente anche noi puntato molto di più sui social network, anche perché la fortuna di essere un piccolo marchio è quella di avere una struttura molto più agile, molto più snella, quindi diventa più semplice anche riadattarsi in queste circostanze, e abbiamo iniziato a pubblicare sempre l'ebook, ad associare le pubblicazioni cartacee all'ebook, che era una dimensione alla quale sinora non avevamo prestato particolare attenzione. Detto questo, la casa editrice appunto è giovane, quindi ha proseguito il suo percorso di crescita e, anticipando forse poi il tema successivo, una richiesta, una raccomandazione lì dove poi c'è l'impegno della regione a sostenere le case editrici è quella di non limitarsi alla tra virgolette pugliesità dei prodotti editoriali, perché lì dove poi un marchio si impegna a confrontarsi con un mercato che non è quello regionale, tanto più visto che la Puglia ha un bacino di lettori purtroppo molto limitato, nel momento in cui anche i finanziamenti sono invece dedicati a pubblicazioni di autori pugliesi o
sulle geografie, sui luoghi della Puglia, chiaramente si va un po' a settorializzare e limitare quello che invece dovrebbe essere la spinta delle case editrici come appunto impresa a confrontarsi non solo con un mercato regionale, ma con un mercato invece quantomeno nazionale. Grazie Giovanni Turi. Allora ci rivolgiamo direttamente al dottor Bruno. Abbiamo parlato di ristori, abbiamo parlato di sostegno in generale. Carla Palloni diceva: noi non vogliamo semplicemente i contributi, noi vogliamo lavorare. E tante poi sono le richieste che in qualche maniera sono venute fuori. Prima parlavamo e dicevamo che bisognerebbe avere delle strutture apposite per poi fare una promozione che sia al passo con i tempi, quindi tecnologicamente avanzata, che parli di audiolibri, che parli di ebook, insomma, che parli una determinata lingua. Allora, dottor Bruno, la Puglia cosa fatto? In Puglia esiste un programma straordinario che si chiama Custodiamo la Cultura, che è stato promulgato proprio per l'emergenza Covid-19. Uno stanziamento da parte dell'assessorato all'industria turistica e culturale di 300.000 euro. Ma questo basta? Questo è bastato? Intanto buonasera a tutti e grazie per avermi invitato in questa discussione, e devo ringraziare tutti quanti perché ho preso appunti, insomma, perché sono ciascuno di voi mi ha dato degli elementi di riflessione sulle misure. Ora, come per voi, quando è arrivata la chiusura, ricordiamo ancora l'8 marzo, quando cominciamo a chiudere tutti gli uffici, la sensazione un po' di disperazione, no? Di dover allontanarsi da questi uffici, da dover continuare a lavorare normalmente, e soprattutto la disperazione di dire: cosa facciamo adesso? Quali sono le azioni che dobbiamo mettere in campo per fare in modo che un settore come quello culturale, tutto quanto, compreso anche la parte dell'editoria, possa in questa occasione sopravvivere? Ed è stato, sono stati momenti molto difficili anche per noi. Studiamo la cultura in Puglia è stato uno slogan che abbiamo utilizzato per mettere in campo tutte le iniziative in favore del mondo della cultura, tra cui anche quello dell'editoria. La prima iniziativa che abbiamo messo in campo è stata quella di cui parlava favorevolmente prima Palmisano, Roberto Palmisano, che appunto è stata una misura piccola, molto, molto limitata, se vogliamo. Peraltro non neanche del tutto sfruttata, e questo probabilmente in relazione a quello che ho ascoltato da ultimo da parte di Giovanni Turi, forse, cioè il fatto di non limitare alcuni tematismi legati, diciamo, all'aspetto territoriale. A fronte dei 300.000 euro, ad esempio, noi siamo riusciti ad erogarne 201.000 rotti. Gli editori che hanno beneficiato di questa iniziativa sono 48. E quindi, diciamo, però questa è stata una prima iniziativa. L'iniziativa che è stata poi messa in campo a valere direttamente anche sulle risorse FEDRE, che è quella della, diciamo, che riguarda la promozione, la misura 3-4, l'abbiamo messa in campo sempre utilizzando lo stesso claim, Custodiamo la cultura in Puglia, attraverso un'azione di ristori. Un'azione di ristori che però andava nel segno e nella logica di quello che è il cosiddetto temporary framework, cioè quella misura straordinaria degli aiuti di Stato in favore delle piccole e medie imprese, e che prevedeva determinate regole, tra queste ad esempio il calo di fatturato. Da quello che sento, quindi mi conferma il dato che, nonostante tra i soggetti beneficiari della misura che viene gestita da Puglia Promozione, ci siano i codici Ateco, in particolar modo 5811 e 4761, che sono quelli di riferimento dell'editoria, comunque la richiesta è stata veramente molto molto bassa, proprio perché era necessario dimostrare un calo di fatturato del 40% rispetto all'anno precedente. Sotto questo aspetto quindi credo che ci siano delle grandi riflessioni da fare. Una prima riflessione che mi sento di fare è che, se vogliamo, la sezione economia della cultura, che insomma ormai da 4 anni si chiama così,
in realtà deve forse prendere più cognizione, più, deve più lavorare in sinergia proprio con tutto il mondo dell'editoria. Forse è un mondo che si è più associato, diciamo, all'aspetto imprenditoriale, forse più allo sviluppo economico che non invece alla, diciamo, alla parte culturale. Anche e soprattutto in relazione al fatto che abbiamo una legge in regione che di fatto è rimasta un po' al palo. E noi stiamo iniziando invece, non vi nascondo che probabilmente anche a seguito proprio della pandemia questa cosa è venuta fortemente, è riemersa in maniera molto preponderante, proprio perché ci siamo resi conto che probabilmente quella legge, forse applicandola e attuandola invece, potremmo ricavarne tutti quanti dei benefici. Mi riferisco alla legge regionale 40 del 2013, e quindi ci stiamo adoperando affinché ci sia la nomina della consulta del libro e degli editori, e che porti poi all'approvazione di un piano annuale, e che a questo punto questo piano non può essere, diciamo, scelto così come è già scritto nella legge, scelto qui nelle segrete stanze, ma va condiviso con ciascuno di voi, in modo tale, o con la rappresentanza, peraltro già all'interno della consulta ci sono le rappresentanze del mondo dell'imprenditoria, degli editori. C'è la rappresentanza dell'associazione degli editori pugliesi, c'è l'associazione degli editori italiana, ci sono rappresentanze dell'AIP. Quindi ritengo molto importante tutto questo, anche tenuto conto del fatto che già nel 2013 comunque la legge dava degli strumenti per supportare le iniziative di cui abbiamo parlato finora, cioè le iniziative legate all'innovazione tecnologica, ai modi sperimentali di avvicinare anche nuovi pubblici al mondo della lettura. E così come ho sentito, se non ricordo male, l'editore Manni parlava di un'attivazione di una piattaforma online. Vorrei capire se si tratta di una piattaforma studiata solo ed esclusivamente per voi, o è una piattaforma che in una logica di uso possa essere messa a disposizione. Cioè, ecco, ci sono tante cose che possono essere effettivamente realizzate, e questa crisi che ci ha portato il nostro settore, diciamo, a confrontarci con voi, non dico per la prima volta, per carità, perché abbiamo sempre lavorato in quest'ottica, però in un'ottica di promozione soprattutto, attraverso il sostegno nelle fiere, attraverso magari la promozione in alcuni ambiti su progetti editoriali specifici, però non in quest'ottica così come ci stiamo dicendo questa sera. Grazie, dottor Bruno. Glielo faccio dire subito dagli editori di che cosa poi alla fine abbiamo bisogno, visto che stiamo facendo questo confronto diretto, e probabilmente non è la prima volta che lo si fa, ma è la prima volta probabilmente che lo si fa in modo così, senza filtri. Intanto, a proposito della promozione, volevo leggervi due domande che ci arrivano dal web, perché ci stanno seguendo via Facebook e sui canali social naturalmente, quindi sia sulla pagina Facebook di Lector in Favore sia su quella di pagina 21, oltre che sulla pagina della Fondazione Di Vagno. Quindi ci chiede ad esempio Giulia Poli di Santo se all'editoria locale possono servire premi dedicati come Terre di Puglia, che ad esempio è la seconda edizione, e anzi proprio sta partendo il bando per la seconda edizione in questi giorni. Terre di Puglia è uno di quei premi che raccoglie le proposte di tutte le case editrici pugliesi. E poi da Matteo Lorusso ci arriva una domanda che dovrebbe legare Puglia Film Commission e Puglia Promozione, quindi istituire un premio per i libri su temi pugliesi con in premio la possibilità di finanziarne un film. Io vi invito poi magari ad andare a rispondere direttamente sulla nostra pagina Facebook, così potete interagire direttamente con chi ci sta guardando. Però vorrei continuare, appunto, dicevo prima, glielo faccio dire direttamente, perché parliamo della ripartenza 2022. Quindi io vorrei partire da Elvira Zaccagnino. Che cosa si chiede, di che cosa abbiamo bisogno per ripartire al meglio? 2021, dicevate, lo si vede ancora in negativo, però nel 2022 speriamo che ci sia soltanto, insomma, un bellissimo chiaro. Elvira.
Non è che lo si vede in negativo, è che un po' come sta accadendo in tutti quanti i settori, dopo il momento in cui ci siamo sentiti tutti quanti, diciamo, degli eroi e capaci di cambiare radicalmente, ora stiamo facendo i conti con una realtà, con una pandemia molto più lunga, con dei processi anche di ricadute continue e con una stanchezza anche psicologica, una stanchezza diffusa di tutti quanti. Cioè, credo che dobbiamo fare veramente i conti, è un compito di realtà. Noi abbiamo fin dall'inizio detto che la pandemia ci richiamava un compito di realtà e anche ad una modifica strutturale di alcuni sistemi e anche modelli di vita, modelli anche di economia nei quali eravamo tutti quanti immersi, compresi noi editori, insomma. Credo che quello che ha detto Leonardo di la necessità di rivedere anche i propri piani editoriali è stato un passo che noi ad esempio abbiamo affrontato come Meridiana quando alcuni anni fa ci siamo fatti i conti su come la catena distributiva di promozione dei libri, l'ingranaggio della grande distribuzione della filiera delle librerie, alla fine soffocava soprattutto noi, che eravamo bravi, noi piccoli editori, soltanto a far fare i numeri ai grossi e grandi editori, alla grande struttura. Io credo che la scommessa più forte che forse possiamo immaginare di fare insieme, appunto, quella di pensare che la cultura sia, che chi fa cultura siano delle persone non che fanno cultura per volontariato o per diletto, diciamo che sia un'attività a pieno servizio per tutti quanti noi, che quindi siamo degli imprenditori che investono con le proprie risorse e con le proprie capacità nella creazione di un prodotto che è anche un prodotto ed è soprattutto un prodotto culturale e che quando facciamo il nostro lavoro noi immettiamo delle idee, contribuiamo, diciamo, a far crescere una comunità. Quindi non siamo un prodotto accessorio, siamo un prodotto importante, soprattutto se si vuole tenere coesa una comunità. E credo che la scommessa più importante che si possa fare in Puglia è appunto provare a guardare ai piccoli editori, e quelli che siamo qui presenti hanno questa caratteristica, non come a editori regionali che parlano della regione alla regione, ma noi dai nostri osservatori siamo guardati e guardiamo al mondo. Lo dice il catalogo di ciascuno di noi, lo dicono anche le competenze che abbiamo tutti quanti noi. Quindi in questo sicuramente un tavolo aperto, diciamo, con il quale la regione si può confrontare, è qualcosa sicuramente di molto utile per andare oltre, posso dire, anche il titolo, cioè custodire è stato un titolo azzeccato in una prima fase, perché in effetti avevamo bisogno di tenerci anche stretti. Ora si tratta di non rilanciare, ma di proprio generare delle politiche culturali che creino dei punti stabili e dei punti forti nella nostra regione. Un processo di consolidamento negli ultimi 15 anni è stato fatto sul cinema, sulla musica. Dobbiamo osare farlo sull'editoria. Non sul libro, ma proprio sul processo editoriale, perché il libro è il prodotto finale. Per arrivare a quello c'è tutta una filiera che parte da un pensiero, che parte da un'idea, che parte da persone che ci lavorano su questo, che creano anche un indotto produttivo che è molto molto importante. Ci sono grafici, illustratori, tipografie, persone che lavorano con la promozione. Cioè siamo piccoli, non siamo i grandi editori del nord Italia, ma intorno a noi si muovono delle economie che sono anche delle grandi professionalità che in Puglia ci sono e che vanno assolutamente valorizzate, non perché dobbiamo metterci il marchio della pugliesità, perché possiamo dire che da questo osservatorio, che tra l'altro è nella culla del Mediterraneo, abbiamo uno sguardo che è uno sguardo che tiene insieme le culture. Mi fermo. Grazie, Kira, grazie. Alessio Rega, sei d'accordo? Sicuramente ci vuole, come appunto ha detto Elvira, per il cinema e la musica, qualcosa che possa equiparare anche l'editoria a questo, creare delle strategie ben più ampie, di più ampio respiro. Poi, ritornando a Custodiamo la Cultura in Puglia, fa un po' sorridere che per esempio allo spettacolo viaggiante itinerante siano stati attribuiti più fondi rispetto all'editoria, ai giostrai sono stati dati più fondi rispetto all'editoria, in parole povere.
E non so quanto sia, insomma, equiparabile alla cultura questo. Poi c'è sempre il discorso di questa legge che ferma il palo e speriamo davvero che adesso possa, insomma, trovare una concreta applicazione, perché questo è quello che ci aspettiamo un po' tutti da tanto tempo. Ora si sta creando la consulta di cui io faccio parte come rappresentante dell'Associazione Pugliesi Editori, e speriamo che davvero, insomma, si possano ottenere dei risultati anche di più ampio respiro. C'è bisogno di un sostegno da parte della regione anche per quanto riguarda quei processi di internazionalizzazione. Se penso ad esempio alla Fiera di Francoforte, che comunque è una vetrina importante per non solo l'editoria italiana, ma ovviamente anche per l'editoria pugliese, in quanto ci permetterebbe di entrare in contatto con realtà molto diverse dalla nostra e quindi confrontarci anche con altre esperienze. Insomma, c'è molto da fare, secondo me. Noi non abbiamo bisogno ovviamente di finanziamenti dati così a pioggia, perché alla fine si lasciano il tempo che trovano, insomma, sono utili al momento, ma ci vuole una strategia di lungo raggio, medio-lungo termine. Grazie Alessio. Agnese Magni, prima ti ha nominato rispetto alla piattaforma il dottor Bruno, e quindi pensiamo ad un progetto di più ampio respiro, come hanno già detto, quindi come quello che ha riguardato la musica, il cinema, possiamo pensarlo anche per l'editoria, e pensiamo a fare comunità, no? Ah, io sono contentissima di questa cosa che dice il dottor Bruno, e che non sapevo della legge ripresa in mano, perché se ben la ricordo, ma direi di sì, il tema sotteso a quella legge era la promozione della lettura, quindi non i finanziamenti che... diciamocelo, sono stati molto utili, sia quelli regionali che quelli statali, perché poi siamo delle aziende con, come diceva Elvira, i grafici e gli impaginatori e i tipografi da pagare. Però io credo che quello che conti, e che conti non solo in questo momento, sia la promozione della lettura, perché quello costruisce il nostro pubblico, ma anche una comunità, dicevi tu Anna Maria, diceva prima Elvira, che è sociale, ma costruisce anche un territorio economicamente più forte, più solido. I paesi dove gli indici di lettura sono più alti sono quelli che hanno un indice di ricchezza maggiore. E l'altra cosa che secondo me è molto importante, su cui insomma bisognerebbe fare un ragionamento molto serio, è quello della formazione, perché sì, noi abbiamo tantissime competenze, tantissime capacità e anche talenti in Puglia, però ci sono delle professionalità che mancano, o per formare le quali bisogna spostarsi, e invece secondo me sarebbe importante che si trovassero in casa. Esattamente, trovare in casa la possibilità di formare persone che poi, alle quali puoi dare lavoro. E allora Giovanni Turi, quando prima parlavo del fatto che Terra Rossa non è una casa editrice storica, ma che in realtà è tenace, io mi riferivo proprio a questo, cioè alle competenze che avete nella casa editrice. Sì, noi chiaramente, io innanzitutto sottoscrivo le parole di Elvira Zaccagnino, e quindi... sarebbe importante pensare all'intera filiera del libro, e come accennava credo prima Leonardo Palmisano, porre anche molta attenzione alle librerie, perché sono forse quelle che stanno patendo di più questo momento, e il dato, le vendite online sono salite al 43% sul totale, quindi sono credo quasi raddoppiate nel giro di un anno, e questo può diventare un problema, perché un conto è vendere i libri, un conto è ragionare intorno ai libri, e lì chiaramente gli spazi virtuali aiutano ma non sostituiscono, quindi porre attenzione all'intera filiera del libro e anche in particolare alle librerie indipendenti, perché in Puglia ne abbiamo diverse che lavorano bene e che non sono sicuro
potranno appunto superare il giro di boa di quest'anno e sarebbe un peccato perderle. E poi appunto cercare anche di sprovinzare la nostra produzione editoriale, incentivando appunto un'ottica di confronto con il mercato nazionale. Quanto alle professionalità, devo dire che sì, senz'altro è importante trovarle in loco, ma ce ne sono tante qui da noi, e tantissimi addetti ai lavori poi finiscono in realtà per andare a lavorare altrove, quindi in realtà forse più ancora che il discorso formativo è quello poi del riuscire a trattenere e mantenere quelle persone che la formazione l'hanno fatta, ce l'hanno e sono di altissima professionalità, ma non trovano poi da noi modo di essere impiegati. Esattamente. Roberta Magarelli, prima Alessio Rega lanciava anche l'idea dell'internazionalizzazione, che è una cosa di cui effettivamente si parla sempre, ma non si compie mai. E questa è una delle cose a cui la Regione potrebbe decisamente pensare. Quindi come partiamo, no? Dalla Puglia in tante persone per andare a saloni del libro importanti, a fiere del libro importanti, sarebbe fondamentale e necessario anche spostarsi al di là dei confini nazionali. Roberta, di cosa ha bisogno l'editoria secondo te per questa ripartenza 2022? Allora, tenendo presente che io continuo a ritenermi una musicista prestata all'editoria, quindi non mi sento di dover dire cosa serve all'editoria. Cosa serve all'editoria musicale? Sì, però. E questa netta differenza tra la concezione della musica solo come spettacolo e non come invece una forma di divulgazione culturale importante, è quella che fa più soffrire la mia attività, che è quella invece dell'editoria. Cioè l'editoria è strettamente collegata al mondo della musica, però non ha le stesse possibilità, non ha gli stessi appoggi anche finanziari. Okay? Quindi io sono d'accordissimo con Elvira, sono d'accordissimo con Giovanni. Io la soffro da sempre questa situazione. La mia casa editrice vive da 16 anni ormai. E dal primo momento io soffro il problema che non sono oggettivamente una casa editrice pugliese. Sì, il pubblico degli autori e musicisti pugliesi bravissimi, per carità, ci mancherebbe. Però il mio lavoro è spostato assolutamente a livello nazionale. E i veri numeri li fanno le pubblicazioni che vendono fuori dalla Puglia e addirittura in qualche caso fortunato anche fuori dall'Italia. E quindi per me sarebbe molto importante invece non avere questo gap che è comunque di chiusura, d'accordo? Noi siamo tutti pugliesi, quelli che lavorano all'interno della casa editrice, tutti i miei collaboratori sono pugliesi, ha ragione Giovanni, ce ne sono di bravissimi, non abbiamo bisogno di andarli a cercare fuori. Però poi magari, poiché l'argomento che noi trattiamo, eccetera, non è strettamente legato alla Puglia, purtroppo è una fetta di mercato che io perdo, è una possibilità che io economica che io perdo nel momento in cui non sono ascoltata. E questo è capitato, ripeto, dall'inizio, da quando io ho cominciato questo lavoro. La musica è assolutamente un linguaggio internazionale, ma non significa che noi operatori pugliesi non siamo in grado di portare il linguaggio internazionale in giro, quindi non abbiamo bisogno di rimanere concentrati nella nostra regione. Bene, grazie. Gino Dato, è servita, quindi custodiamo la cultura? Ma io credo... Per non essere polemico, di voler sottolineare come non avevamo bisogno del Covid per provare a rilanciare le sorti dell'editoria pugliese. Sono molti anni che proviamo, anche con l'aiuto della Regione, che proviamo a vincere una sorta di gap che ci divide da altre realtà, soprattutto per alcuni aspetti strutturali. Tra gli aspetti strutturali c'è sicuramente la debolezza, per esempio, della rete distributiva
non soltanto in Puglia, ma in tutto il Mezzogiorno, e il nostro confino in aree marginali per quanto riguarda la capacità di lettura. E dobbiamo auspicare che ci sia una ripresa strutturale delle case editrici, che quindi tutto ciò che a noi può venire deve essere legato a quelle che sono le capacitazioni di una impresa culturale di stare sul mercato e di poter uscire dai confini del Mezzogiorno. Da questo punto di vista, per esempio, io credo che sia stata positiva l'azione svolta nel campo delle fiere, perché da che c'è il Salone del Libro di Torino, io ricordo che anno dopo anno si è rafforzata, per esempio, la presenza di uno stand pugliese. Diffido fortemente dalle iniziative che promuovono soltanto la promozione della lettura, finiscono col favorire semplicemente i senatori dell'editoria italiana. Sarebbe invece anche opportuno che ci siano strumenti e possibilità per tutti gli editori. Quando parlo di rafforzare la capacità strutturale di una casa editrice, io immagino che, per esempio, la regione potrebbe giocare un ruolo primario nel promuovere l'immagine delle case editrici, così come l'economia pugliese nel passato è stata capace di lanciare la peculiarità di alcuni prodotti in tutto il mondo. Non vorrei che banalizzassimo questa comparazione. Il libro deve essere come un buon bicchiere di vino o come un olio sopraffino, cioè dobbiamo avere queste capacità e queste peculiarità che possono venire soltanto se le istituzioni in qualche modo danno le autostrade per poter connetterci con il sistema culturale nazionale. Grazie Gino. Autostrade per connettersi al sistema nazionale. Intanto mi scuso, devo salutare Elvira Zaccagnino perché so che aveva un impegno, quindi deve correre. Sì, ho un urgente impegno familiare, quindi vi saluto tutti, vi ringrazio tutti e tutta. Seguirò ciao, poi Elvira, il resto della diretta, e ci incontriamo presto da qualche parte, anche online. Ciao. Grazie, salve. Grazie Elvira. Ecco, ora mi sentite. Dicevo, io approfitto del saluto di Elvira per ricordare a tutti che l'incontro di oggi in realtà è soltanto un appuntamento, diciamo, che anticipa quello che poi ci sarà in presenza durante Lector in Fabula 2021, quindi ci incontreremo anche con i responsabili delle associazioni per aprire un tavolo proprio sulle editorie, quindi per parlare di quello di cui stiamo discutendo oggi. Quindi parlavamo di queste autostrade per connetterci ai sistemi nazionali. Carla Palone, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, mi piace anche la frase, l'autostrada per connettersi al nazionale, siamo d'accordo su questa cosa. Viva la Regione Puglia che l'ha fatto in questi anni. Io ricordo che ero vicepresidente dell'Associazione Editori Pugliesi quando abbiamo iniziato per la prima volta ad andare in fiera, andavamo a Torino, ed effettivamente anche con un minimo di contributo da parte della Regione, però permette noi in qualche modo di andare fuori quelle che... Anche a Francoforte. Anche a Francoforte, siamo stati insieme anche a Francoforte. E quindi ci ha permesso sia di fare sistema tra noi, che questa è una cosa fondamentale, perché lo dobbiamo dire, sono come i commercianti, guardiamo sempre quello che succede a quello d'accanto, però non guardiamo mai quello che succede all'interno delle nostre attività. Ed è grazie alla Regione che siamo riusciti in qualche modo con queste esperienze a fare anche uno stand unico. Eravamo tutti sotto lo stesso tetto, sotto il tetto di APE, Associazione Pugliesi Editori, quindi ci sentivamo rappresentati. All'inizio mi ricordo con Gino, ma anche con Leo, vendevamo i libri tra noi, se Gino mancava, Roberta mancava, facevamo promozione non della nostra casa editrice, ma della casa editrice dei nostri colleghi, perché in quel momento eravamo i pugliesi, non era la Gelso Rosso o,
o un'altra casa editrice. Questo è fondamentale. Uno, quindi ringrazio la regione per le fiere, per quello che ha fatto in passato, e mi auguro che questa possa crescere ancora di più. Devo contraddire però Gino, perché per me la formazione e la promozione della lettura sono fondamentali. Noi possiamo fare dei lavori bellissimi con degli autori che scrivono e fanno sognare in qualche modo, anche con delle vendite in qualche modo discrete, però abbiamo bisogno di una mano per farci conoscere. Questo è quello che almeno io, come vedo io l'editoria, è quello che chiederò, che chiedo alla regione, anche a nome di altri: promuovere la lettura, sfruttate le nostre pubblicazioni anche per far conoscere la regione Puglia fuori la regione, perché all'interno bene o male da soli ce la facciamo, riusciamo a dare un'identità a quello che pubblichiamo. Fuori possiamo competere, ecco, con altre regioni, possiamo competere con altri colleghi anche a livello nazionale. Ovviamente parliamo di piccole editorie, editoria indipendente, quell'editoria che racconta un territorio. Attraverso poi i libri ci sono i film. Fra pochissimo, tra l'altro, uscirà l'action di Gabriella Genisi, l'Italo Bosco. Gabriella è una di noi, Gabriella è una che ha preso il treno con noi, ha condiviso Torino con noi, si è fatta strada da sola con il nome della città, con il nome della regione Puglia. Ecco, questo che è quello che chiedo alla regione, di avere un po' più di attenzione per quello che raccontiamo e quello che facciamo. Tutto qui. Grazie Carla. Leonardo Palmisano, sei d'accordo con diciamo questi strumenti che la regione dovrebbe dare a tutti gli editori? Io penso, faccio una riflessione anche come autore, perché ho visto i miei personali dati di vendita durante il lockdown. Io ho venduto moltissimo sulle piattaforme online, ma proprio tanto. E questo da una parte mi conforta, dall'altro mi porta a dire quello che ho detto agli inizi del lockdown più severo all'assessore Capone, e cioè che forse avremmo bisogno di costruire una promozione della lettura e una promozione delle imprese presenti nella cultura, nella produzione culturale, su delle piattaforme. Ora, è chiaro che mettere su una piattaforma, ci ha provato Franceschini, secondo me non in maniera molto precisa, non è una cosa facile, a dei costi. Noi lo stiamo facendo. Noi lanceremo da qui a una quarantina di giorni massimo sul web una piattaforma che nasce dall'esigenza di certificare eticamente chi sta sopra, il tema di fortissima attualità, e in questo momento, con lo spazio che proprio oggi abbiamo acquistato, noi potremmo ospitare 50.000 volumi in termini di audiolibro di un'ora ciascuno. Perché dico questo? Perché penso che l'audiolibro sarà, come dire, uno dei mercati più promettenti del futuro, non soltanto perché aumentano coloro che vedono meno in virtù del fatto che si alza l'età media del lettore e che i lettori forti sono lettori mediamente sopra i 50 anni, ma perché i nostri adolescenti tendono più ad ascoltare che a leggere. È una difficoltà tutta europea quella di non saper leggere un testo di media complessità, specificamente italiano. L'audiolibro è uno strumento, ed è anche uno strumento per chi non vede, quindi ha una sua dimensione di welfare. Perché parto da questo, cioè da una piattaforma? Perché sulle piattaforme noi non soltanto possiamo promuovere le imprese, ma noi abbiamo bisogno di promuovere la lettura. Io non sono d'accordo con Gino. Per me il libro è l'esito di un processo sociale, produttivo per noi, perché ho una visione industriale del lavoro che faccio come editore e come produttore di contenuti. Un processo sociale che significa che se io non promuovo la costruzione del pubblico attraverso dei momenti di aggregazione intorno ai temi, era un'altra delle proposte che avevo fatto a Loredana quando parlavamo prima del lockdown, delle community library e delle possibili e potenziali comunità di lettore intorno ai temi. E faccio un esempio banalissimo: come posso io popolare una biblioteca? Magari mi rendo conto che c'è un grande interesse a un tema quale può essere la cucina o il calcio, no? A quel punto che faccio? Aggrego delle persone intorno a quell'interesse, invitando degli autori che sono ovviamente noti, ma quelle persone le vincolo a dei progetti di lettura che sviluppano altri interessi. Questo moltiplica non soltanto l'interesse intorno al libro in sé come prodotto, quindi non più come prodotto che teniamo o alle spalle o sul comodino quando facciamo delle dirette, ma come prodotto industriale. Nello stesso tempo mi innalza i tassi di lettura dentro il territorio e di vendita. Noi abbiamo fatto un conto. Noi regaliamo i libri con Legalitria grazie al sostegno delle amministrazioni comunali, della regione, eccetera. Questi progetti di lettura
2.500 ragazzi solo l'anno scorso, hanno triplicato il numero delle vendite di libri negli stessi territori in cui noi impattiamo. Cioè ci dicono i librai, guardate, dopo le Galitrie i ragazzi sono venuti qui, non verranno tutti, ed è tutto evidente, è chiaro, la selezione c'è, no, non a tutti piace leggere durante tutta la vita. L'appetito viene mangiando, noi abbiamo bisogno di sollecitare questo. Io, è un altro suggerimento che do al dottor Bruno, anche nella partecipazione alle fiere che io faccio a Torino, nel, come dire, nello stand di Lega Coop, ma dall'anno 21, se andiamo a Torino, voglio esserci anche dentro, ospitato nello stand della Regione Puglia. Forse avremmo bisogno di, come dire, come diceva Giovanni, entrare in una dimensione che non è più quella della promozione locale. Perché noi come contenuti, non tutti, ma gran parte di noi, come contenuti, come qualità degli autori e come qualità del lavoro editoriale che c'è dietro, cioè pochi sono gli editori che pubblicano ancora con delle sbavature, ce la giochiamo con grandi editori. Guardate, la qualità media dell'editing fatto da Einaudi e Mondadori negli ultimi anni si è abbassata notevolmente. Io ho letto delle traduzioni dal francese terrificanti fatte da Einaudi o da Rizzoli. Come contenuti noi ce la possiamo battere. Allora forse è il caso, come dire, di darci una veste che è veramente di promozione di un settore imprenditoriale forte. Forte perché? Perché c'è un dato che noi dimentichiamo. È vero che i grandi editori nazionali, le major, fanno grandi volumi, ma guardate che fanno grandi debiti. Se io vado a vedere, e questo è tipico del settore italiano perché si legge poco in tutte le regioni d'Italia, se io vado a vedere invece la quantità e la mole di fatturato degli editori pugliesi e quanto invece incide il debito sul fatturato, noi stiamo molto meglio delle major italiane. Questo è un dato, e so che l'assessore Brai è sensibile al dato del fatturato, del debito e dell'economia industriale. È un dato che ci deve confortare per fare che cosa? Per muoverci su un territorio nazionale, adeguatamente promossi. Io metterò a disposizione di tutti, gratuitamente, ve lo dico, la nostra piattaforma che si chiamerà LightSkill, dove però so che avrò purtroppo un costo produttivo elevato nello spazio, perché molti pensano che il dato viaggia nel cloud. No. Ed è un tema che va affrontato, a mio modo di vedere, e sollecito il dottor Bruno, ma so che non è lui, diciamo, la persona, ma è una cosa che va ragionata in giunta, è un dato che deve, come dire, vedere insieme l'assessorato alla cultura e l'assessorato all'innovazione e l'attività produttiva. Cioè, se noi la pensiamo in questi termini, anche la legge straordinaria che aveva Agnese la mano di tuo padre dietro, è una legge che finalmente arriva a traguardare un obiettivo. Riconosciamo le imprese di Pugliese come pezzo di una filiera nazionale che hanno una loro dignità anche quando impattano su quelli che sono i mercati nuovi. Perché? Perché le piattaforme, quelle generaliste, se non adeguatamente, eticamente certificate, dico io, ci ruberanno i contenuti e lo stanno già facendo, ma andranno a mescolarsi con altri contenuti. Allora io preferisco farmi promozione sempre più dentro piattaforme che sono filtrate, se posso farlo anche con il sostegno, non, come dire, ristorativo, ma un sostegno che sta dentro un quadro necessario. Se posso farlo dentro un quadro di maggiore complessità che deve vedere la partecipazione della giunta, ci metterei anche l'assessorato all'istruzione, perché alla fine se non leggono gli studenti il pubblico non me lo formo mai. Questo forse è un errore che abbiamo commesso rispetto al cinema, non abbiamo un pubblico particolarmente formato in Puglia. Se lo faccio intersecando i settori, probabilmente riesco finalmente ad avere delle misure complesse che creeranno selezione tra noi, inevitabile, molti non tra i presenti, mi auguro, ma molti nostri colleghi e competitor moriranno, ma quella selezione, e so che anche su questo l'assessore Brai è d'accordo, innalza la dimensione produttiva e, cosa a cui io tengo, per questo ho scelto la forma cooperativa, innalza la dimensione occupazionale, con la quale noi dobbiamo traghettarci al mondo dei giovani pugliesi aspiranti editor, come diceva Giovanni. Tra l'altro, Giovanni, i miei editor bravi bravi sono calabresi.
Grazie Leonardo Palmisano, e che tra l'altro insomma hai dato una marea di spunti. Io mi auguro che tutti quanti accolgano la possibilità di usufruire di questa piattaforma in modo gratuito per gli audiolibri, perché effettivamente poi l'audiolibro è una sorta di abitudine. Ecco, io che sono una lettrice forte devo dire che li ho approcciati con tantissima diffidenza e invece mi sono dovuta ricredere e sono contenta di averlo fatto. Allora io le conclusioni le lascerei a dottor Bruno, perché gli stimoli e le sollecitazioni sono arrivate da ogni parte, per cui dottor Bruno chiederei a lei di trarre le conclusioni, ricordando ancora una volta che in realtà questo è un appuntamento semplicemente preparatorio di quello che poi ci sarà durante Rector in Fabula 2021. Prego. Sì, grazie ancora. Beh, è difficile riuscire a proprio trarre delle conclusioni, però una battuta. Credo che effettivamente un discorso dell'audiolettura è un discorso che va seguito. Anch'io che sono un lettore che poco ero avvezzo anche i sistemi, diciamo, digitali, sono poco social e quant'altro, adesso ho imparato, venendo in macchina, in ufficio, ad ascoltarmi gli articoli di giornale di Repubblica sentendoli nell'auricolare o nella macchina direttamente. E devo dire che diventa piacevole, insomma, perché sfrutti quel momento anche leggendo sostanzialmente. E magari anche con la voce dello stesso autore, che diventa particolarmente, come dire, più accattivato da questo punto di vista. Ora chiedo scusa, io non sapevo che il papà della dottoressa Manni fosse uno degli autori della legge, perché credo che la legge contempli un po' davvero tutta la filiera dell'editoria, cioè, o meglio, del concetto della lettura. Si parla di sostegno ai non lettori, si parla di sostegno e di promozione delle librerie indipendenti, si parla di promuovere quelle autostrade di cui si è parlato anche tra le librerie indipendenti e si parla ovviamente anche degli editori, ma non si dimenticano le biblioteche, non si dimenticano gli archivi, quindi è tutto veramente all'interno della legge è riportato ed è scritta in una maniera incredibile, perché è molto snella come legge, però ha tutti gli elementi per ricomprendere veramente l'intera figura. Ora, l'occasione, credo, della costruzione di un piano, del primo piano della lettura, potrà essere lo strumento, seppur non in termini giganteschi da un punto di vista finanziario, però potrà essere lo strumento per cominciare a tracciare le basi per un'azione di sistema. Perché io ritengo che molte cose sono state fatte in regione, però, come si diceva prima, un po' a compartimenti un po' stagni. Quindi senza una visione unitaria delle cose che portino, che puntino tutti verso l'obiettivo di incrementare poi la produttività del settore attraverso l'intera filiera. Quindi se io finanzio, ad esempio, attraverso i piani della cultura, finanzio delle iniziative che fanno riferimento a iniziative nelle scuole o della promozione all'interno delle biblioteche di un tema di cui si parla tanto, che ritengo essere uno degli elementi fondanti per cercare di veramente incrementare il livello della lettura. Però tutto questo è non, diciamo, finanziato o meglio guardato in un'ottica di sistema, queste azioni si disperdono. Questo è il mio quello che ho potuto vedere. Spesso e volentieri magari queste azioni che a volte addirittura diventano tra loro concorrenti e controproducenti. Si parlava prima di azioni di promozione della lettura, non si è fatto nome, non ne faccio neanche io. Però spesso e volentieri quelle diventano poi situazioni che o che diventano sterili oppure che fanno concorrenza sleale in altre iniziative che si fanno sempre nel mondo della lettura. Quindi ecco, credo che davvero iniziare a ragionare tutti insieme in un'ottica di visione anche imprenditoriale e sotto questo aspetto quindi è importantissimo prevedere anche non solo le misure del Recovery Fund ma anche le misure legate al prossimo PIOFESRA,
E quindi quando parlo del prossimo Premio Fairs, parlo di competitività per le piccole e medie imprese. Leonardo parlava di produttività, parlava di imprese. Quindi individuare delle azioni specifiche, si parlava del fatto di queste autostrade digitali, si parlava del sostegno a queste iniziative. Benissimo, queste sono tutte iniziative che possono trovare tranquillamente sponda nell'ambito delle misure dei fondi comunitari. Si è parlato del cinema, si è parlato della musica. Non dimentichiamoci che il cinema continua ad essere sostenuto, la produzione cinematografica continua ad essere sostenuta attraverso i fondi comunitari. Nell'ambito della musica, il progetto che viene anche citato a livello nazionale e anche a volte internazionale, è partito con un'iniziativa dei fondi comunitari. Quindi sono tutte iniziative che devono essere guardate dall'inizio per costruire una base solida di progettualità. Poi è chiaro che ci si candida e ce la si può giocare. Però è questo che va fatto. E probabilmente, ma ovviamente voi sarete più bravi di me in questo, probabilmente siamo stati un po' più deboli sotto questo aspetto noi, come filiera. Ecco, non ci siamo attrezzati per creare ad oggi delle iniziative sistematiche che possano supportare tutto il sistema. E ovviamente prendo come quasi un claim della nostra discussione il fatto di non guardare ad un aspetto minimamente territoriale e dell'immagine della Puglia. Del resto anche nel cinema è stato fatto anche un po' questo, no? Cioè da un iniziale sguardo nel mondo del cinema come promozione della Puglia cartolina, si è passati invece ad una azione che si rivolgesse più al sistema produttivo, indipendentemente da ciò che si promuove o meno, se è la Puglia o meno, perché la Puglia può essere promossa anche se, diciamo, si dà l'immagine che si sia in un paese siciliano, diciamo, da questo punto di vista. Quindi credo che avremo certamente da lavorare. Il momento è proficuo, sia perché appunto siamo in una fase di costruzione di tutti quegli elementi della norma, sia perché siamo nella fase di costruzione dei nostri strumenti di programmazione dei fondi comunitari, sia perché siamo in una fase di costruzione anche di quelle che sono le risorse del Recovery Fund calate nella nostra regione. Quindi ben vengano tutte queste iniziative che possono far crescere in tutti noi delle idee e per costruire qualcosa di interessante. Grazie, dottor Bruno. Potremmo pensare anche ad un documento unitario poi da presentarle e così da insomma avere le idee chiare rispetto a quello che di cui c'è bisogno e che potremo fare come azione di sistema, così come ha detto lei. Io a me non resta che ringraziarvi, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Io ringrazio tutti voi per averci dedicato il vostro tempo e ringrazio chi ci ha seguito. Tra l'altro vi invito ad andare a vedere i commenti e rispondere direttamente, ce n'è anche uno che riguarda le traduzioni nelle case editrici pugliesi, e quindi magari potreste voi dargli la risposta più precisa. Vi ringrazio infinitamente. Io vorrei, con l'aiuto di Simone Boccuzzi, far vedere alcune delle copertine che mi avete mandato, perché ho chiesto ad ogni editore che ha partecipato questa sera di mostrarmi e di mostrarvi le due delle ultime uscite. E allora io vorrei fare un invito a tutti i lettori che sono dall'altra parte, perché so che ci siete e se non avete visto la diretta oggi sicuramente vedrete la registrazione nei prossimi giorni. In Puglia abbiamo tantissime case editrici che insomma ci offrono dei cataloghi infiniti, cioè di tutto, dalla letteratura per l'infanzia ai saggi, alla narrativa, ai romanzi storici, libri che parlano del nostro territorio. C'è tutto quello che potete desiderare. Allora, invece di inseguire sempre l'ultimo bestseller, sempre l'ultima uscita di grido delle case editrici nazionali, prima di farlo diamo un'occhiata alle case editrici
che conosciamo, diciamo quelle che più vicine, perché sicuramente troverete delle scoperte incredibili e vi affezionerete anche agli autori che hanno, che, ripeto, non sono soltanto autori regionali. E a proposito di traduzioni, le traduzioni le fanno e come. E allora a me non resta che darvi appuntamento per la prossima settimana, grazie a voi per aver partecipato. L'ultimo appuntamento di questo primo ciclo di Leggere Parole si terrà martedì prossimo 9 febbraio alle 16.30, parleremo del capitale culturale insieme con Francesca Pietroforte, Aldo Patruno, Ines Pierucci e Vincenzo Bellini. L'appuntamento sarà condotto da Oscar Buonamano con la partecipazione di Marco Panara di Repubblica. Grazie a tutti per essere stati con noi, arrivederci.